ora, eh? Buonasera. Oh, buonasera signor amministratore. Come va? Male, malissimo. Come male? Perché? È per colpa della mia ragazza, mi ha lasciato. Sai, anche per colpa degli allenamenti. Diceva che per colpa degli allenamenti non pensavo più a lei. Eh sì, perché anch'io mi sono allenato tanto per la mia protomartira. Stai zitto tu con protomartira che ti ha fatto pure il bidone. E poi io anche per colpa del padre, veniva sempre insieme. Sai, andavi al cinema e veniva insieme. Andavi alla cena intima e veniva insieme, andavi in discoteca e veniva insieme. No, basta, io mi suicidio. Su, coraggio, non si suicidi. Comunque, a proposito di discoteca, io stasera dovevo andare in discoteca, avevo preso 3 biglietti per noi. Uno per me, uno per lei e uno per quell'animale del padre. Ma visto che non ci vado più, ormai è inutile, li do a voi. Ah, grazie, grazie. Ora si può anche suicidare. Beh, buonasera. È inutile stare qui ad affliggervi con i miei problemi. Buonasera. Allora, addio, tanto non ci rivedremo mai più. Arrivederci, arrivederci. E si suicidi, mi raccomando, tanto a nulla. Un re. Vai fratello, vai, che serata, vai. Dovete citarlo per questa serata. E beh, per forza, andiamo in discoteca con 3 biglietti, avuti gratis. Sì, tu piuttosto, non ti vesti, non vieni. No, io ho deciso di non venire perché ho un dolore, che ho stomaco, proprio non ce la faccio. Vabbè, poi lo sai che in discoteca non mi diverto neanche, perciò. In fin dei conti, visto che è gratis, potrebbe anche fare uno sforzo. No. Vabbè, allora il biglietto che ce ne facciamo adesso? Potresti darlo a Enrico? No, mai. Piuttosto lo strappo il biglietto. Scroccone com'è quello? Ma sì, io no, non esiste proprio. Ma sì, pompiamo di più ritmo, vai. Oh, sì. Più ritmo. Vai. No, perché? Fratello, ciao. Cammina, ma che cosa? Dovremmo essere 5, 4, 3, 2, 1. Sarà lei. Un momento! Vediamo di creare un'atmosfera romantica. Vedete la luce? Così è meglio. Un po' di musica. Ci dovremmo essere. Prego, entra, vieni. Accordati, come va? Va bene, grazie. Bene. Il tuo fidanzato l'hai lasciato? Sì, finalmente ci sono riuscita. Con la scusa degli allenamenti, poi non sopportava più il fatto che mio padre ci seguisse nel nostro cielo. Meglio così. Allora, iniziamo questa seratina. Siete già tornato? Oh, buonasera! Che serata! Buonasera, ma tu non eri quello che non andava d'accordo con il ballo? Sì, infatti, che c'entra? Io non vado d'accordo con il ballo. E non stavi male? Sono stato male, infatti. Ho chiamato anche il dottore. Però non poteva venire, è venuta lei che è l'assistente del dottore. No? Sì, ma comunque adesso sta bene. Sta bene adesso? Sì. Infatti adesso posso proprio andare. No! Perché è presto? No, guarda, si è fatto tardi, non puoi andare. Arrivederci. Oh, bene, allora noi la salutiamo. Arrivederci, ciao. Arrivederci. Buonanotte, buonanotte, ciao. Assistente del dottore, eh? Del dottore. Tu non me la racconti giusta a me. No. Neanche a te. Non me la racconti, no. Beh, comunque vi siete divertiti in discoteca. Sì, soprattutto Corrado si è divertito perché si divertiva ad andare dal DJ a mettergli le dita nel naso e quello sta continuo a tempo. Beh, comunque, andiamo a dormire che domani è un altro giorno e si vedrà. Oh.
la serietà di un impegno politico che si è sempre manifestato, costante nel tempo, conferisce un senso di sicurezza al cittadino. Votate, votate PSD, votate, votate il partito più bello, votate PSD. Buonasera. Corrado, dov'è Adriano? Lo vedo strano in questo periodo. Vabbè che neanche tu sei normale. Buonasera. Un'altra tragica sciagura ha colpito i condomini di Via Pola. È morto anche il nuovo amministratore. Si è suicidato questa notte per una delusione d'amore. È stato trovato questa mattina impiccato nella sua stanza. E ora, notizia dall'estero. Gheddafi è il nuovo sindaco di Bitetto. Ha manifestato soddisfazione in una dichiarazione stampa rilasciata presso il Consiglio degli Interni. E ha detto... Lo sapevo che si doveva uccidere alla fine. Ciao. Ciao Adriano. Si è ucciso l'amministratore. Come si è ucciso l'amministratore? Quindi l'ha fatto sul serio. Io pensavo scherzasse, così dice tanto per dire. Ti dispiace molto, eh? Sì. Sì, si vede dalla faccia. A proposito di faccia, noto che hai un segno particolare in faccia. Non sarà per caso rossetto? No, rossetto è... marmellata, sì. Sono passato dal bar un attimo e perciò mi sono sporcato lì. Marmellata, eh? Tu non me la racconti giusta a me. Comunque, dai, diamoci da fare. Informiamo Enrico della morte dell'amministratore. Facciamo una colletta con gli altri condomini e così paghiamo la lapide. Eh sì. Qui muoiono gli amministratori e noi paghiamo le lapidi. Corrado? Corrado? Dov'è Adriano? Routine di ricerca di nuove avventure sull'astronave Y-Beta K Preta per raggiungere il pianeta Brutus a 2000 km da qui, sì. Sì? E allora io chiamo la polizia e ti denuncio per falsa testimonianza. No, la polizia no, 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 confesso. È andato con due ragazze, sono uscite alle 3:30 e sono andato in villa. Ah, così va bene. Però tutte queste ragazze in questo periodo sta diventando un casanova, Adriano. Un vero playboy. Andiamo a dargli fastidio. E così, pur trovandomi solo a quell'ora tarda di notte in una strada così stretta e brutta, riuscii a sgominare l'intera banda di 64 lestofanti. Sei troppo bravo. Ma sei un eroe! Non ebbi neanche paura alla fine, per niente. Sei proprio eccezionale. Ma sei un uomo! Sì, sì. Proprio bello questo film. Dov'è che l'abbiamo visto? Su Telerete Città Bianca, mi pare. Sì, Telerete Città Bianca. Le mandorle di Avezzano, le migliori sul mercato. E perché piuttosto non andate a casa a rispondere alle telefonate delle giornaliste che chiedono di intervistarmi? Ma se noi non ce l'abbiamo neanche il telefono, dov'è che rispondiamo, scusa? Come non avete il telefono? E allora da dove mi telefoni? Appunto, da dove? Ma non date ascolto a lui. La sua mente non funziona troppo bene. Sapete, l'ho trovato all'uscita di una chiesa che chiedeva l'elemosina, perché con la legge 180, la chiusura dei manicomi, lui senza una famiglia, senza nessuno, non aveva nessuno, fui costretto a prenderlo, lo presi con me e purtroppo però a volte... Ma hai anche un cuore d'oro oltre ad essere un eroe. Sì, ho sentito abbastanza, andiamo, ce ne corrado. Andiamo, sì. Ecco questo. Neanche all'altro funziona troppo bene il cervello, purtroppo anche lui è tutto un caso umano, purtroppo fui costretto a prenderlo anche lui, sì. Ma tu sei un eroe. Sei un principe azzurro. Sei fantastico e un cuore grande. È diventato un cretino tutto insieme. Come se non bastasse un solo cretino qui dentro. Ma adesso gli farò uno scherzo che così si impara tra gli amici. E speriamo che gli passerà questa infatuazione momentanea. Ma come si fa? Bisogna essere proprio deficienti a mandare un caciocavallo con un fogliettino senza indirizzo. Meno male che so che Corrado abita in Via Pola. E però questa volta le spese me le pagate. Ma che pagate le spese, ma per favore. Però, lui può essere la persona giusta. Ippolito! Sì, Ippolito! Siete decisi a pagare le spese? Ma che pagare le spese, senti. Te lo ricordi,
Adriano? Sì, non lo ricordo. Beh, sta a sentire. Domani devi venire qui. Caccia farò. Yeah. Ma che cos'è quel caciocavallo con cui sta giocando Corrado? Pensa, quello è il caciocavallo che ti ha mandato brutto martire. Ah, gli ha mandato quella? Sì. Sai, comincio ad acquistare stima di questa protomartira. Non ha mai fatto niente di buono e adesso gli ha mandato un intero caciocavallo. Pensa quanto può costare. Lo sapevo, tu figurati se non pensavi alla parte economica della situazione. Che c'entra? È sempre un caciocavallo. Scusa. Un caciocavallo? Stasera sono senza far niente. Non ho nessun appuntamento. Benissimo! Guarda caso, guarda la combinazione, è venuta la cugina di Milano del mio amico. E visto che non ha niente da fare, potreste uscire insieme. Che c'entra? Non la conosco, non so neanche com'è, che aspetto ha. Ma su questo non ti devi preoccupare. Sai, fa la top model lì a Milano, è alta, depilata e snella. E si chiama Viola. Allora, dite di venire. Beh, se è per questo gliel'ho già detto. Bravo, beh, allora vuol dire che mi devo andare a preparare? Sì, sì, vai, vai! Che modo lo faccio io il servizio? Sarà lei! Corrado, per favore, vai a rispondere! No! Adriano non c'è! Ma che hai fatto? Ma... Beh, Enzo, che muovi su? Buonasera, comunque. Buonasera. Sono il Gennaro, quello che apri il mattino si beva la mano. Ah, io pensavo fosse Ippolito, Viola. Scusa, ma perché tanto interesse, scusa, eh? Ah, io pensavo di aver fatto lo scherzo a lui e invece l'ho fatto a te. Beh, pazienza. Buonasera. Oh, buonasera. Buonasera. Stavo dicendo, sono lo Turco Gennaro, il nuovo amministratore di questo stabile. Ah, e che cosa ne pare di questo stabile? Uno stabile notevole. Vabbè, quindi se vuole può anche andare. Sì, perché non ci mettiamo un bel parco giochi qui, con lo scivolo, con il girello, tante belle cose per i bambini. Con il parco giochi, con lo scivolo e il girello. Giovane, a me non mi piacciono i ragazzi con le tue idee così. Alla tua età, fa una cosa creatura. A me piacciono i ragazzi con i capelli corti, tutti d'un pezzo. Perché, guarda questo. I ragazzi con i capelli corti, massimo due dita. Di lunghezza per il capello corto e indice di pulizia e di sicurezza, capito? Vabbè, noi la salutiamo, quindi. E ci dica, com'è diventato amministratore? Ah, come sono diventato amministratore? Sono diventato, non lo sono ancora, perché 5 minuti fa mi hanno telefonato mentre stavo vedendo il mitico film di Maciste. Mi ha telefonato mio cognato, ecco, come le stavo dicendo, e mi ha detto che il posto che stavo aspettando amministratore si è liberato. Finalmente, perché è morto, mi sembra l'ultimo. Sì, e sì, allora... è morto, sì. Vabbè, a questo punto... Arrivederci, Giovane, ma che mi stai cacciando? No, basta, me ne vado, eh. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera, buonasera. Buonasera. Ecco. Tu sei sempre il solito capone! Ma non c'era bisogno di trattarlo così a quello! Ma guarda che io lo facevo per te, perché adesso deve venire Viola e dovete uscire insieme, no? Grazie per l'interessamento, mi sembra solo strano da parte tua, comunque, grazie. Oh, ciao Viola, ciao, entra, prego. Ti presento Adriano, lui è Adriano e io Viola. Ciao, io sono Viola, sono amici di nonno. Mi sembra quasi di averti già visto, mi ricordi qualcuno? Forse Enrico. Ma no, ma cos'è Enrico? Ti ho detto la cugina di Milano di un mio amico, non può essere. Ma comunque adesso dovete andare, avete fretta perché i ristoranti chiudono. Arimondo, sono appena le 8:10, mi sembra presto. Beh, sono le 8:10, ma che c'entra? Forse il primo amministratore. Ma no, che il primo amministratore? Ecco, dai, ho prenotato per le 8:20, quindi dovete fare presto anche perché lei ha fame. Sì, dai, andate, su. Se sono le 8:20 ci conviene andare. Sì, andate, dai. Ma la voce è la nostra vicina, la nostra prima vicina. Ma che cosa? Ah, ciao Viola, ciao. Ciao, vai Adriano. Sì, che faceva la fotomodella. Sì, e vedrai che ti aspetta dopo. Vai, tu non ti preoccupare. Oh. Signori desiderano. Per me... gelée de bouillon, soupe Colbert e crepe valesca alla sua supreme. Sì. E per la signora? Rigatoni!
per secondo. Salsicciotti. Ma a te piacciono tanto i salsicciotti, vero? No, caro, non mi sembrava un momento adesso. Ma è creme gusto. Ogni momento è quello giusto. Dai, raccontami qualcosa del tuo lavoro. Faccio il postino. Il postino? Volevo dire, ho un zio che ha un mastino. Me l'ha prestato qualche mese fa per un servizio fotografico. Ah, un servizio fotografico. E dove è stato pubblicato questo servizio? Sul Corriere dello Sport. Sul Corriere dello Sport? Ma i suoi servizi non venivano pubblicati su Vogue? Sì, era un camion che portava il Corriere dello Sport in bocca. A proposito di bocche, perché non amiamo le nostre bocche? No, caro, questo è un posto troppo serio. Si potrebbe fare una discoteca, magari. Vabbè, allora dai, andiamo in discoteca. Tanto ce n'è una qui vicino. E il conto? Il ristorante l'ha prenotato Raimondo, quindi se la vedrà lui con il conto. Dai, andiamo, dai. Ciao Adriano. Ciao. Fotomodella. Rivista di moda. Era quel deficiente di Ippolito il postino. Ti è piaciuto lo scherzo? Ah, dovevi vedere la scena. Ero in discoteca e noi stavamo parlando. Lei ha iniziato a domandare: ma chi, dimmi, chi ti ricordo? Marilyn Monroe, Kim Basinger, Rita Hayworth, Mike Buongiorno, Pippo Baudo ed io. Ci sono! Ippolito il postino. Ma sei la cugina di Ippolito. E lei mi ha detto che non lo conosceva Ippolito, al che io sono andato avanti con il mio stratagemma. Insomma, quando eravamo lì per procedere, lui si è tolto la parrucca e ha iniziato a gridare. Tutti ci guardavano. Io allora gli ho dato uno, due, tre. Casino! Vai fratello, pompiamo! No, no, no. Dicevo, gli ho dato tre cazzotti, gli ho fatto un occhio così, guarda, una cosa incredibile. Tutte le ragazze hanno lasciato i propri partner, si sono venute a complimentare con me, guarda. Mi stavo per commuovere nel vedere tanti consensi al mio gesto eroico. È finita così? No, nella narrazione delle ragazze ci metto molti altri particolari. Non farmi risultare bugiardo, però sono contento. Ma che c'è? Ti vedo contrariato. No, è che spero ti sia passato questo ardore per le ragazze adesso. Ma che? Guarda, adesso due per sera le devo accompagnare tutte. Tutte le ragazze che ho conosciuto stasera. Guarda, domani sono impegnato con Luisa e Francesca. Dopo domani, Maria Teresa e Laura.